Grazie, ne userò molti di meno per confermare quanto è stato detto nel precedente intervento, ovvero che con la Commissione abbiamo lavorato sul. È stata effettuata in realtà qualche mese fa una Commissione congiunta anche con Mobilità e più recentemente abbiamo ripreso l'argomento. Abbiamo effettuato anche al di fuori della Commissione un sopralluogo sia nel parcheggio che nella parte di cantiere aperto e confermo quello che è stato detto in precedenza, ovvero che le strade più che tre, in realtà sostanzialmente sono due, perché eviterei quella del finanziamento a carico del comune, quindi il proseguire verso l'affidamento diretto oppure attraverso il project financing e effettivamente per andare a scegliere una delle due strade, quello di cui abbiamo bisogno, quello di cui dobbiamo tenere conto, sono proprio le tempistiche delle due strade, nel senso che da una parte l'affidamento diretto certamente consiste nella strada più breve, più rapida. Naturalmente è quella che ci piace di meno, nel senso che potendo partire oggi da zero, non avremmo alcun dubbio a pubblicare una gara pubblica e quindi mettere il project financing in gara, poiché appunto oggi tentiamo anche in questo caso di portare avanti e di risolvere una situazione ferma da molti anni, dobbiamo tener conto anche della strada che abbiamo percorso nel frattempo e a che punto siamo arrivati. Ci tengo a tornare al rapporto tra politica e uffici, perché è vero, effettivamente in questo caso non si può accusare la politica di aver in qualche modo ha avuto delle colpe dirette nel rallentare questo processo, ovvero appunto anche il cambiamento di progetto che è avvenuto dopo il 2008 in realtà non è stato quello la causa del rallentamento dei lavori, ma appunto questo parere del segretariato che a posteriori la sentenza del TAR ha riconosciuto essere non corretto. Quello che volevo dire però, quando dicevo che bisogna comunque lavorare insieme, è che anche quando la politica ha ragione e in questo caso specifico il segretariato si è sbagliato, almeno il TAR dice così. Il problema è il risultato effettivo, concreto, è che comunque quel cantiere si è fermato. Quindi discuterne prima, ecco, andare a confrontarsi con gli uffici con spirito costruttivo è utile non solo quando bisogna capire chi ha ragione o chi ha torto, ma sempre, perché laddove c'è una divergenza di opinioni, che abbia ragione uno o che abbia ragione l'altro, se poi il risultato è dover aspettare 10 anni per vedere un bel progetto, un bellissimo progetto realizzato, perdiamo tutti, quindi perde la politica, perdono gli uffici e purtroppo perdono i cittadini. Quindi in questo senso io volevo sottolineare la necessità di abbassare i toni, di cercare quanto più possibile la collaborazione tra le due parti tecniche e politiche, perché altrimenti insomma, la soddisfazione di poter dire no, stavolta non avevamo sbagliato noi, sinceramente è poca cosa davanti a purtroppo un'opera ancora incompiuta che comunque è nostro dovere cercare di sbloccare quanto prima. E, ecco, per quanto riguarda l'attività della Commissione, della mia segreteria, che non è da meno di quella dell'assessore Frongia, anche io ringrazio il mio staff perché. Per quanto riguarda Via Comoda, almeno una settimana, 10 giorni, quotidianamente, su mia richiesta, stanno chiamando gli uffici per sollecitarli e credo che questo tipo di approccio, ce l'abbiamo su Via Como, ce l'abbiamo su Villada, ce l'abbiamo in tanti ambiti sui quali
con fatica, riusciamo ad andare avanti con troppa lentezza. E ecco, grazie ai collaboratori della Commissione stiamo piano piano con fatica riuscendo a sbloccare tutte queste situazioni. E tra l'altro mi viene in mente, ecco, l'avrei voluto dirlo prima, una delle difficoltà che abbiamo incontrato all'inizio della consiliatura è stata proprio quella di mettere insieme lo staff delle commissioni, perché Marino nel 2015 sembra avuto la bella idea di pensare che le figure tecniche non fossero importanti per le commissioni, quindi all'inizio abbiamo potuto chiedere soltanto tra i collaboratori delle figure amministrative, mentre invece, ecco, avere un ingegnere, avere un geometra, avere chi conosce la materia e può supportare la parte politica ed evitare di commettere degli errori è fondamentale. E per fortuna, ecco, dopo un anno, per quanto mi riguarda, almeno sono riuscito a mettere insieme la squadra che mi supporta, e quindi approfitto per ringraziarli pubblicamente. E per quanto riguarda Via Como, sono fiducioso e sono certo che presto riusciremo a scegliere la strada migliore per vedere finalmente non più un cantiere aperto all'infinito, ma un impianto sportivo comunale. Grazie.